Non è che secondo me c'è qualche cosa da non mandarla giù, perché quando la mandate giù il miele di suo è una resina che assorbe gli succhi gastrici, la cera non il miele, assorbe gli succhi gastrici e si espande. Espandendosi quando passa nell'intestino, questo non si frantuma, non riesce a liquefare i succhi gastrici. Quando è così, passando nell'intestino, fa lo stesso effetto delle fibre. È come se avesse fatto un carico di fibra, di cereale, cose. E questo qua invece basta un piccolo pezzetto di ma compare, rammano un boccaccio di mezzo chilo. No, fammelo mezzo. Vuoi mezzo? E tu la mezzo. Quanto liquore? Artigianale, no, da San Chirico Rapace. Ah, San Chirico Rapace. Ma tu vuoi da fatto ingrossare? È la prima volta che mi da Palermo, partecipato a Palermo. Mammina pure. Potete descrivermi qualche liquore? Cioccolato al peperoncino. Ah. Cioccolato. Nocino. Sherry. Facciamo una cosa, tu ogni bottiglia la pigli perché altrimenti non ti piglio, sì, con il viso. La sollevo un po' perché altrimenti non ti piglio con il viso. Cioccolato al peperoncino. Sì. Cioccolato. Nocino. Sì. Sherry. Prego. Caffè. E licorizia. Vabbè, congratulazione. Come si chiama l'artista di queste opere qua? San Giorgio Michele. Michele San Giorgio. Michele San Giorgio. 137. Buonasera. A tutti i canastri quando erano piccoli non è voluto capire di insegnare. Ma io lo chiedo perché non vi conosce. Ho chiesto di nuovo perché non vi conosce. Ho fatto notaggio obbligato però. Visto, guarda, ho partito nuovo. Centrodestra. Beh, tu che sei. Ma non esiste né destra né sinistra. Ma va buono, c'ho meno. Questo si chiama il dialetto? Un cullare di crapo, un cuddare. Un cuddare. Un cuddare. Buonasera. Chiama tua moglie, falla venire vicino a qua. Sono già Paolo Marino. Sì, signora, prendo qua vicino. Vai a fare la foto insieme al marito. Mettetelo a fianco, mettetelo a fianco. E mettete il cicco qua, che cazzo. Guarda a no, A posto. A posto con le cose. Ma che cosa hai preso? Che roba è? Quanti che hai? No. Lui è il responsabile della carbone. Raffaele, tutto a posto?
Che mi dici? Sei contento? Domani lo incontriamo su YouTube. Sei contento di queste cose? Moltissimo queste... contento. Quindi la radio così si vivacizza un po'. Buono, buono. Qualche informazione. Ci vediamo, qualche informazione, siamo neofiti per cui non sapere neanche cosa. Ma questo è il l'esposizione sì, di tutti insieme. Quando me ne dici che cosa c'è, io non ne capisco. A noi spiegaci un po' che cosa c'è. Ecco, abbiamo la ricotta, il mozzarellone, il treccione, mozzarella a mano, caciocavalli di capretto, il caglio di vitello, abbiamo le scamorze con le noci, con i peperoni crusti, i vasetti di bocconcino di caciocavallo, la toma alla rucola, ricotta secca, insomma un po' di tutto. Congratulazioni. Il caseificio Petruzzi, spiegaci un po' che cosa avete portato stasera qua. Guarda, il caseificio Petruzzi stasera all'ultimo momento ha recuperato ciò che c'era nel caseificio senza nessuna preparazione. È importante partecipare, quindi cosa avete portato? Abbiamo portato un caciocavallo stagionato in grotta, nella grotta lucana, questa qua siamo stagionate in grotta con dei silani. Poi abbiamo portato la petruzzella, questa qua, la petruzzella è una mozzarella? Sì. Fatta a mozzarella. Sì. La puoi alzare un po'? Ecco, la petruzzella. Questa petruzzella. Se non sbaglio, questa si è classificata seconda a livello. Seconda a livello nazionale con 350 caseifici presenti a Cremona. A Cremona, sì, l'ho letto sul giornale. Poi abbiamo portato la scamozza affumicata che si è fatta il primo sempre nello stesso a Cremona, ha fatto il primo posto. Sì, questo l'ho letto pure. Primo e secondo. Questi sono i premi. Questi sono i premi della petruzzella e questi sono i premi della scamozza. Della scamozza, primo posto. La scamozza. A posto, congratulazioni. Quindi poi abbiamo portato la stracciatella, abbiamo portato il caciocavallo silano doppio, che siamo gli unici nella zona che abbiamo il caciocavallo silano doppio. Registrato, congratulazioni. Che noi a Paterna specialmente tutti ci conoscono, sì, della sì. È dal 1923 questo caseificio, quindi va bene, ci vediamo la nostra, dopo la nostra storia, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. È arrivato Gruggini, io pensavo che non veniva stasera, che venga bene, se già gli fa una cazziata domani. Ma che bruno? Ma no, chi è venuto prima? Donna, forza il bicchiere. Presidente, tutto a posto. Ma sono due caseifici? Due sono, altri due sono. Tutte e quattro là sono. Due, due, buonasera. Però sì. Devo dare solo in macchina.
Mario. Che state degustando? Tutto. Tutto. Noi tutto. Fate bene, fate bene. Thank you.